attenzione, Max, il Bari è passato in vantaggio. Ma lo sapevo! Il Bari è passato in vantaggio. Lo sapevo! Esattamente al 32esimo nel corso del primo tempo, il tap-in ravvicinato di Mirko Antenucci, che ha raccolto la corta respinta di Cardinali su una conclusione da parte di Paponi. È stata una ripartenza fulminea quella della squadra di Michele Mignani. La conclusione di Paponi non trattenuta da Cardinali. Antenucci da due passi ha dovuto semplicemente spingere il pallone in fondo alla rete. Un Bari che si era reso pericoloso al 25esimo con una gran conclusione di Maita, deviata in calcio d'angolo da Cardinali. La formazione biancorossa ha colpito poco dopo la mezz'ora con il gol di Antenucci. Scusa Max, il pareggio del Latina esattamente al quarto minuto nel corso del secondo tempo, il gol di Di Livio che ha trovato l'angolino alla sinistra, l'angolino basso alla sinistra di Fratali, ripartenza fulminea quella del Latina con Di Livio che è entrato in area e ha incrociato sul palo lontano trovando un gol in diagonale, dunque cambia nuovamente il parziale al San Nicola, Bari 1, Latina 1, il gol di Lorenzo Di Livio, il figlio d'arte, perché lo ricordiamo ancora, figlio di Angelo Di Livio, ex bandiera di Juventus e Fiorentina. Attenzione, intanto il colpo di testa alla rete, il Bari è in vantaggio, al decimo minuto, il colpo di testa di Paponi, che ha corretto in rete un cross proveniente dal settore di destra e ha spedito il pallone nelle spalle di Cardinali e dunque cambia il parziale allo stadio San Nicola, Bari 2, Latina 1. Okay. Attenzione, il terzo gol del Bari! Il terzo gol del Bari, esattamente, al 44esimo, il gol proprio di Manuel Marras! Terzo gol del Bari, esattamente al 44esimo, cambia ancora il parziale, Bari 3, Latina 1.